Il primo della lunga serie di amici che abbiamo voluto sentire come testimonianza dirette è una persona a cui Gigi è davvero fortemente affezionato, come del resto a tutti gli altri. Però in occasione dell'uscita del Corriere della Sera sullo spettacolo e quando poi Gigi così in maniera carina mi ha telefonato, ha voluto sottolineare proprio questa persona vicino a me, che è il Giuanun, come l'ha definito Gigi, che è il Giuanun. Perché mi diceva Gigi? Perché tu, Giovanni, lo portavi quando era proprio, quanti anni aveva quando cominciavi a portarlo in giro a giocare a pallone? Scendono 70. 17 anni. Ed è, sei stato un po', mi diceva proprio al telefono Gigi, che tu anche in certi momenti, che in una vita di un calciatore, di un uomo, può accadere di essere un po' giù di morale, lo hai anche Eh aiutato. sì, anche tramite la famiglia, perché è un po' mio Guardiamoli, padre guardiamoli, Giovanni. vedere, gli amici si vedono lì, in quei momenti, quando sono brutti i momenti, Certo, capito? certo, E quando certo, ho visto il Corriere, ma noi il giorno lì non ho saputo niente, no. certo. Il giorno dello spettacolo alle Juno. No, no, quando è arrivato, è uscito il Corriere, che c'è sul mio nome, e ero a Varese dal nipotino, no. Al giorno dopo mi telefono mio fratello, poi Giovanni, che sul tuo nome sul Corriere della Sera con Gigi ha fatto il tuo nome, Dicono ha fatto il voce, tuo voce. nome. Oh, allora, portami sul Corriere da vedere, no? In 3 giorni ho avuto 7 Corrieri a casa. Prima del Corriere, adesso uno l'ha dato a mia figlia, uno a mio Giusto. figlio, lo tengo nel ricordo. Grazie Luigi. Ma tu, Giovanni, prego. L'indebitità è mia, però ti ringrazio perché sono cose che restano sempre qui, ragazzi. Quando, ripeto, Giovanni, Gigi, ma ci siamo sentiti telefonicamente, lui proprio ha parlato di te veramente come persona. Quanti anni avete di differenza tu e 10 lui? anni. 10 anni. Quindi tu li prendevi e li portavi a giocare a pallone, questi Sì, bambini. con 6 tornei, sì, ma E ti eri accorto che lui era superiore agli altri. era Ma superiore? c'erano tanti che giocavano bene, però lui aveva qualcosa di più. Qualche cosina di più. Eh sì, è nato calciatore. È altro calciatore. Lui bisogna venire a Traduco, non bisogna farlo Non bisogna far lavorare. Ecco, lavorare. allora Però perché. giocare Senti, Giovanni, volevo farti questa domanda. Ma secondo te, i calciatori di oggi, che sono fortemente viziati da un punto di vista, sono paragonabili a quella che era la poesia del calcio di una volta? No, No, no. poi ma che, lo sente parlare Gigi, come misurato, E beh, eh? certo. Vede tutte le trasmissioni che hanno tutti gli opinionisti che mi fanno schifo, litigano con una roba o un'altra, lui dice tiene calmi tutti, è proprio un ragazzo, dovrebbe andare lui alla dirigenza della Federcalcio, Ma lui se dovrebbe andare, dovrebbe andare lui. e Senti, ma meriterebbe lui. la sera del famoso 3-2, perché Gigi segna in Messico in semifinale con la Germania al 3-2, eri a Leggiuno, No, eravate. io ero da solo a Ah, Cittiglio. perché quando vedevi le partite di Ah, io Gigi dovevi stare da solo, ero da Giovanni. solo. Ah, Ero da solo giusto. perché soffrivo troppo. Giusto, beh, Adesso ero da quindi solo. un forte attaccamento Sì, d'amicizia. Sì. però quando ho fatto la finale col Brasile, io sto lavorando a casa giù a 100 metri da casa sua, passa il postino e mi dice: stanno organizzando il banchetto, stasera c'è la festa per Gigi, vieni su, di no, No. non vengo perché, poi vieni mio, perché mi vieni mio, non Beh, vengo perché c'è della gente che non merita, vieni su, e lui già capirà perché, Luigi capirà perché. da lì parliamo che dei sindaci di una volta, che Certo. già hanno fatto delle cose 2 anni fa, Allora, basta, Giovanni, sfruttiamo la telecamera, sfruttiamo in senso ecco, positivo, basta. cogliamo l'occasione perché tu faccia, se vuoi, un bel saluto al tuo amico Gigi. Credetemi, fu un po' svelto perché guarda di chi visitò San Pietro, di chi è un po', io voglio rivederti. Il Baldo, il Dino, tutti, vieni fuori presto che devo farlo mangiare con lui. Vengo volentieri, vengo. Grazie Giovanni, viva, viva Giovanni, grazie Avete Giovanni. tanta cosa da dire, Ma prossima puntata, puntata quello lì è. quando verrà fuori lui, Sì. gli rammenterò tutte le cose del suo papà, lui si ricorda poi del suo papà. La sua Certo. mamma, sì, poi ho già parlato di sua mamma. Certo. Gli dirò qualcosa
Ma queste volentieri sono cose intime che indichiamo dalla telecamera, ecco. E affronteremo davanti un bel piatto di pasta, ecco, un vino rosso. Ecco. Grazie, grazie, signor Giovanni. Ciao Luigi. Ciao Luigi.